Siamo con Alfonso Sollazzo che sta conducendo una protesta molto importante, sia per lo sforzo, visto la sua persona che è reduce da un intervento e da una forma diabetica, sia per la cittadinanza. Alfonso, puoi dirci più o meno cosa pensi e per quale motivo stai protestando? Voglio dire prima quello che penso, che ci troviamo su un'isola di 60.000 abitanti e l'ospedale serve a tutti, ognuno per un motivo o per un altro, e purtroppo vedo proprio la mancanza della solidarietà della gente, che mi sarei aspettato almeno che qualcuno si aggregasse per solidarietà a questa mia protesta. Poi sto protestando perché io venerdì ho avuto un intervento, diciamo importante, e ieri mattina sono stato dimesso e mi trovavo al pronto soccorso per creare i documenti. È arrivato un ragazzo di 44 anni infartuato e è stata chiamata subito l'eli ambulanza che per condizioni avverse meteomarine non è potuto alzarsi in volo, né tantomeno è potuto partire la motovedetta della guardia costiera. Fortunatamente i medici dell'ospedale, i sanitari dell'ospedale sono riusciti a ristabilizzarlo per poi poter aspettare addirittura l'elicottero dell'aeronautica che si è alzato in volo, perché loro si possono alzare con tutti i tempi di notte e di giorno per trasportare questo ragazzo a un nosocomio di Napoli. Dico io, ma chi dovrebbe interessare? Non potrebbe attrezzare questa struttura almeno per i primi interventi, per poi con più calma fare questi trasbordi?